Tony, qual è la prima strategia che hai deciso di mettere in campo questa settimana? Motivazioni e anche poi livelli. Vado velocissimo, Nasdaq 100 short, Nasdaq 100 short. Io metto il prezzo del momento anche se so che devo aspettare domani mattina per il gioco del fatto che i certificati a quest'ora sono chiusi. Comunque, io shorto sempre per dei miei ragionamenti che poi tra l'altro mi hanno portato bene in questa trasmissione dove andando contro trend ho preso. L'ultima volta è stato spaventoso, in effetti ho scucchiaiato da sotto tutti dei titoli che hanno avuto delle performance eccezionali e mi trovavo però in una situazione inversa a questo, c'era quel momentino di indecisione, di ripiegamento, io sono andato lungo un po' su due, tre indici e un paio di titoli è andata bene. Un'altra volta invece avevo fatto un colpo di parecchi punti su Tesla Short, insomma più o meno insomma, la mia caratteristica, almeno per questo tipo di gioco, è cercare appunto un movimento contrarian nella speranza insomma, di prenderci e quindi tra l'altro siamo sul record storico, Nasdaq 100. Short, i motivi 14, 5, 20, i motivi li ho detti, 14, 5, 20, lo stop lo mettiamo a 85 punti, 14, 605, più corposo invece il take profit, addirittura 110 punti, 14, 410, 3 stellette, per cui mi piace abbastanza. Peraltro, nella tua logica si capisce anche quello che è stato la ratio con cui sei andato a selezionare il rischio e il rendimento. Se prosegue l'ondata di acquisti, lo stoppiamo. Se invece c'è un po' di correzione, proviamo a sfruttare quelli che potrebbero essere magari anche degli stop che scattano, delle prese di beneficio e quindi un aumento della volatilità di breve. Sì, poi questi movimenti di scatto, 100 punti, 120, 130 punti in Nasdaq, li può risolvere anche in una giornata, insomma. E questo è il motivo. Ok, Andiamo al allora abbiamo secondo. visto la prima carta, i livelli, vediamo subito quella che è la seconda. Sì, la seconda è un long, ovviamente non poteva mancare a questi livelli qui. Insomma, voi sapete che quando l'oro è una, è due, è tre, comincia a perdere, proviamo un long sull'oro, che tra l'altro in questa trasmissione fortunata, insomma, avevo preso l'ultima volta che era un livello ancora più basso, proviamo un long comunque. 1753. Lo stop su un famoso supporto che conoscono tutti, che è a 1680, quindi preferisco prendermi 4 dollari simbolici sotto, preferisco mettere lo stop qualcosina sotto il famoso supporto, che per ora ha funzionato benissimo, per cui lo stop a 1676. Take profit abbordabile a 1820, che dovrebbe essere, nel caso volesse recuperare l'oro, la prima tappa di recupero importante. Per cui questa visione strategica e motivi è che io non credo che le materie prime, insomma, siano abbandonate definitivamente, in particolare i preziosi in questo contesto qui. Credo che ci sia stato un sell-off dovuto a vari fattori, il principale però è il rafforzamento del dollaro che di fatto ha un po' spiazzato le materie prime. Era proprio questo che volevo chiederti come focus su questa strategia, se le quotazioni in calo del gold fossero imputabili a quello che è stato il recente rafforzamento del dollaro, non solo contro l'euro, ma contro le principali valute internazionali. La tua Sì, conferma mi. Sì. che poi sono due, c'è anche appunto loro, ovviamente non gli piace il dollaro forte per ovvi motivi e il dollaro è forte anche perché il famoso discorso di Powell era quello improntato al fatto di anticipare forse il tapering, è questo che ha fatto scattare un po' il sell-off sulle materie prime. E la forza importante di dollaro e quindi sono legate insieme. Ovvio che l'oro, almeno in teoria, poi io credo che col tempo ci abitueremo,
loro soffre un ipotetico aumento dei tassi, però manca tantissimo tempo e poi i tassi reali saranno sempre più bassi, quindi io considero loro un asset indipendentemente dalla gara, sempre da tenere in portafoglio e che in questo momento anche offre una buona opportunità d'acquisto e quindi questa è la logica del mio trade. E allora, prima carta un indice di borsa, seconda un metallo prezioso, la terza strategia che ci proponi, che sottostante ha? Io dove vado bene e replico, e qui abbiamo un vecchio cavallo di battaglia che tra l'altro anche lui, non dico che sta soffrendo perché l'Enel sostanzialmente è sempre sui massimi, perché è un titolo che è stato tantissimo tempo a 5, 6 euro, 5 e mezzo, 6, poi ha avuto uno slancio fino incredibile post-Covid, insomma a fine dell'anno scorso, fino ai 9, ha staccato un dividendo, insomma a 8 euro. Però secondo me adesso che vale proprio questa cifra che vorrei, anche oggi l'ha fatto, balla, adesso lo vado a guardare in diretta, ha chiuso a 8,02, poi ha chiuso molto bene alla fine, insomma comunque. È un titolo che mi piace, un titolo difensivo, un titolo che a certi prezzi non ha mai dato dei grossi problemi, quindi con uno stop abbastanza stretto, perché lo mettiamo questo proprio per cercare un target, mettiamo l'Enel a 7,96, provo a limare 4-5 centesimi, anche perché i tempi di gara mi consentono di avere un po' di elasticità. Su questo titolo qui mi basterebbe un prezzo comunque già visto anche oggi, 7,96 l'entrata, 7,70 lo stop stretto, a me piace molto come resistenza, modello 1680 di oro per intenderci, la 7,80, 7,75 di Enel, per cui ritengo insomma una bella resistenza, roto i 7,70. Vorrebbe dire che succede qualche cosa nell'orientamento degli investitori. Non dico che sia un prezzo da dare via, però il nostro format impone giustamente anche degli stop. Allora preferisco mettere uno stop abbastanza strettino a 7,70 e un take profit che dà un maggiore rendimento, 24 centesimi anziché. Sì, 24 contro 26 si è equilibrato a 8,20. Do un take profit a 8,20. Ecco Tony, ricordavi la tua ultima partecipazione caratterizzata davvero da ottime operazioni e performance con molti target. Tra le carte che non ti erano entrate è proprio Enel che aveva sfiorato di pochissimo quello che era il punto di ingresso, operazione che peraltro sarebbe anche già andata a target anch'essa, insomma è un tuo cavallo di battaglia, lo sappiamo e fai bene a continuare a puntare su quei sottostanti che insomma ti regalano ottime soddisfazioni. Per Allora, quella giornata dei long, vai. tre sono Quarta andate, carta. vediamo subito la quarta carta. Quarta carta, sì, andiamo velocissimo. Coerentemente a quello che ho detto prima, i ragionamenti sono simili. Io vedo, lo sto guardando oggi, lo sto guardando oggi anche ieri. Vedo lo Standard & Poor's che va molto di inerzia. Va molto di inerzia, quindi è pronto a fare 4,286, è pronto a fare un piccolo ritracciamento, lo vedo, insomma, è la prima cosa che non gira, è pronto. Adesso vale 4, attenzione, non voglio mettere 4, chiedo scusa perché ho cambiato un prezzo, vado velocissimo, 4,286. Adesso lo scrivo, l'ingresso short 4,286, eccolo. Il target, dunque lo stop loss lo mettiamo molto stretto a 34 punti, 4,320. Il target invece ambizioso rispetto almeno allo stop loss a 4,220. Le motivazioni sono quelle simili a quelle del Nasdaq. L'impressione che questi è una solita impressione che questi indici siano un po' attirati. Se dovesse arrivare una pausa,
per quel discorso che ho fatto proprio inizio trasmissione della dinamica di discesa un pochino più prorempente rispetto alla dinamica di salita, può darsi che ci sia un rapporto rischio-rendimento favorevole a fare questo tipo di operazione, che tra l'altro costerebbe abbastanza poco in termini di stop. Quindi questa mi piace molto, è un qualche cosa che poi sto replicando, ecco, nella realtà. Per cui la ripeto, 4,286 l'entrata, che sono i prezzi di adesso, con un target carino a 4,220. Ecco, le motivazioni legate a questa strategia ce le hai già spiegate. Vorrei ritornare su alcune tue parole di prima, quando dicevi questo format e queste strategie, così come possono essere adottate, ci permettono di fare anche delle operazioni di medio termine, insomma non avere il rischio tempo all'interno della strategia. Bene, questo perché gli ISIN che vedete indicati nelle carte fanno riferimento a degli strumenti Turbo Certificates che, a differenza dei leva fissa, non espongono il trader o l'investitore al compounding effect, quindi all'effetto di interesse composto. Perché? Perché la loro leva e conseguentemente anche il loro prezzo è legato esclusivamente a quello che è la distanza o la vicinanza del sottostante a livello di barriera, il livello di knockout, quel livello che se toccato porta alla completa perdita del premio pagato per acquistare il certificato. Ma questo insomma è un elemento davvero importante, perché permette all'operatore di stare magari in posizione una settimana, un giorno senza problemi, una settimana senza problemi, un mese senza problemi, insomma per dei periodi che possono permettere all'operazione e alla strategia indicata di maturare ed arrivare a target, oppure portare allo stop, fosse anche il trailing stop che può essere applicato delle strategie in guadagno. E allora ci manca solo l'ultimissima carta, Tony. L'ultima carta è un titolo estremamente volatile, un titolo che sembra aver trovato il suo trading range, un titolo che a certi livelli ha dimostrato ancora di non poterci arrivare per un motivo o per un altro, insomma per motivi anche di ordine fondamentale, per motivi anche grafici, e l'abbiamo visto sempre un po' rimbalzare col fiato corto in queste situazioni. Anche oggi lo stavo guardando, malgrado i nuovi record, dopo aver recuperato tantissimo, fa un po' fatica, quindi la logica più o meno è la stessa, ha un po' il fiato corto, metto uno stop che secondo me è difficile che lo vada a prendere, almeno che non arrivino delle novità molto molto particolari, per cui 6,88 l'ingresso, 6,88 l'ingresso short, 740, che vuol dire 52 dollari di stop, ambizioso con più o meno, insomma, 57 dollari, 631 è il target possibilissimo nel prezzo che faceva, diciamo, l'altro giorno. E quindi sempre nella logica un po' del filotto di NASA, Standard & Poor's, inseriamo anche Tesla e ci difendiamo invece con i miei cavalli oro, che meno male è avulso. Una volta era contrario alle borse, adesso è avulso, insomma è completamente scorrelato anche all'andamento degli indici. È la vecchia Enel che abbiamo visto tante volte lottare più, guadagnare di più con un mercato più incerto rispetto a quando il mercato è splendido, dove l'Enel tendenzialmente è sempre messa un po' da parte. Quindi la logica strategica questa volta è per tutti, è assemblata bene per cercare di fare 5 su 5. Sarebbe il record assoluto, non è mai riuscito a nessuno riuscire a fare 5 target su 5 strategie. Tony, una domanda anche qui di polso. La storia di Tesla insegna che Elon Musk ha sempre fatto da driver positivo, ogni suo tweet, ogni sua dichiarazione, ogni sua mossa è stata applaudita dal mercato con delle quotazioni che sono esplose, portandole forse fuori da quelli che sono dei parametri standard anche per delle aziende grosse. Però ecco,
la questione legata al Bitcoin, un po' di tirate d'orecchie ricevute anche da alcuni azionisti importanti sulla gestione dei suoi social network, sembrano aver un po' interrotto questa luna di miele fra Elon Musk e in generale il mercato. Dal tuo punto di vista, nei prezzi vi è un elemento negativo legato proprio alla figura di Elon Musk o sono cause imputabili esclusivamente da un lato alle valutazioni molto elevate e dall'altra all'incremento della concorrenza, tanto sul fronte delle aziende elettriche cinesi che delle dei vecchi player del comparto automobilistico? Un 15%, cioè una parte non preponderante, però una parte l'immagine è legata anche al sogno e all'immagine del grande condottiero americano, che evidentemente vale come valore di avviamento per quello che riguarda l'indice e il titolo Tesla. Il titolo Tesla, lo ricordiamo, ha fatto un qualche cosa di spaventoso, perché da un minimo di 70 dollari, parlo già di valori rettificati rispetto allo split che si è avuto a fine agosto del 2020, da 70 dollari è arrivata a 900 nel giro di un anno, per cui è un qualche cosa di incredibile, dovuto sicuramente anche all'idea, al sogno, ai risultati di Tesla e anche tutto il mondo attorno a Tesla. Sicuramente queste ultime mosse non sono state gradite, specialmente da quelli che frequentano noi un po' meno il mondo delle cripto, che ha sbiadito un po' la sua immagine, però poi il business è business e il mercato guarda poi i valori reali. C'è da dire che lui aveva puntato molto sulle criptovalute, le criptovalute sono diventate un po' più volatili, bisognerà vedere la prossima trimestrale, ricordiamo che la prima trimestrale fu corposamente con utili importanti, però il mercato poi non l'apprezzò perché questi utili erano derivanti in grande parte anche dalle criptovalute, mi sembra proprio il Bitcoin. 100 E quindi milioni di utili di plusvalenza legate proprio a quello che fu l'acquisto e la posizione su Bitcoin, che insomma salvò il risultato finale del trimestre. e 100 milioni in quel bilancio lì facevano un po' la differenza, quindi c'è un po' un misto, le cripto questa volta magari nel trimestre non lo salvano, c'è un po' di tutti, ma comunque io ritengo che anche 600 dollari, 670, 690 premino altamente il lavoro che ha fatto Elon Musk e la sua immagine. Evidentemente poi nelle borse non si può correre sempre. Quei 900 dollari che aveva visto Tesla a inizio anno, gennaio-febbraio, saranno almeno quest'anno difficilmente, è molto difficile, saranno rivisti. Poi tutto cambia, magari nel 2022 riconquista la fama che ha avuto e ritorna anche l'uomo più ricco del mondo. Però per il momento ha fatto due o tre cose che non sono piaciute, ma ci stanno il personaggio. Peraltro, ricordavi i massimi storici Aria 900 dollari perché lo ricordiamo proprio qui ad House of Trading. Tu proposi uno short su Tesla a 900 dollari tondi tondi, a memoria fece tipo 899. La strategia non entrò e quello è stato proprio il momento più fulgido della storia borsistica di Tesla, da cui poi è iniziata una discesa che ne ha dimezzati i valori. E che infatti ho fatto bella figura che sapevo tutto, ma per quel motivo che hai detto. Mi ricordo che avevo messo 900, arrivo a 899, oppure forse 900 l'aveva fatto 2 giorni prima il mio intervento e poi l'ha risfiorato, però il record è 900, per cui, e sicuramente Tony, questo episodio mi è rimasto un po' qui, però ci sta, dai. grazie mille per essere stato con noi. Sempre un piacere averti qui ad House of Trading. Prossima settimana andremo a fare il punto su quelle che sono le strategie, innanzitutto che si sono attivate, e poi vedremo anche come stanno andando. Intanto ti auguro una buona prosecuzione di settimana. Ciao Riccardo, saluto tante Ricchia, Enrico e tutte le persone che ci stanno guardando e che ci guarderanno poi in differita. Ciao.